Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Prima domanda è un cliché, uno standard, forse la più semplice che ti andrò a fare, forse la più complessa che ti andrò a fare. Chi è Attilio Berni? Chi è Attilio Berni? Attilio Berni è principalmente un collezionista, uno storico, e ovviamente anche un musicista e soprattutto un docente. Insomma, io mi occupo, sono un musicista professionista, ovviamente sono laureato in clarinetto e mi sono appassionato al sassofono. Insomma, sono stato colpito sulla via, non di Damasco, ma sulla via del jazz tanti anni fa, e a metà degli anni 90 ho cominciato a, diciamo così, commerciare, perché le mie prime intenzioni erano quelle, diciamo così, di un approccio commerciale allo strumento. Cioè mi sono importavo una società di import-export degli Stati Uniti che si occupava prevalentemente di strumenti a fiato, soprattutto sassofoni. Quindi vendevo moltissimi strumenti in Italia e in Europa. Poi il giorno in cui mi sono trovato a rincorrere il musicista al quale avevo venduto un sassofono il giorno prima, pagandoglielo più di quello che lui mi aveva dato, appunto, mi sono scoperto collezionista, perché è stato un amore che è arrivato strada facendo, insomma, ecco. Man mano mi sono accorto delle caratteristiche di questo strumento unico e me ne sono appassionato. Ho cominciato a studiarli, a collezionarli, e da lì è nata una profonda passione, se non un amore viscerale per lo strumento, che mi ha portato poi a progettare mostre, conferenze e a proporre alla mia città la costituzione del primo museo dedicato a questo strumento. E quindi, diciamo così, delineare quell'equazione che è altrettanto semplice come, insomma, la domanda che mi hai fatto, per cui ci sono città come Castelfidardo che si legano alla fisarmonica, Cremona che si lega al violino, Fiumicino che è la mia città, il mio desiderio è che si legasse al sassofono, quindi fosse identificata appunto come la città del sassofono, la città che ospita l'unico museo al mondo dedicato a questo strumento. Quando hai proposto di aprire questo museo del sassofono, qual è stata la prima reazione che ti hanno detto, che cosa sono stati in positivo, in negativo, oppure sono stati rimasti indifferenti? Dunque, il progetto, il sogno parte da molto lontano, forse cominciamo a parlare dei primi anni del primo 2000, insomma, ecco. Ovviamente le prime volte era come se tu parlassi di frutta, verdura, non si avesse cognizione di quello che significasse poter gestire qualcosa come allora erano 300-400 strumenti. Soltanto alcuni amministratori lungimiranti, soprattutto all'estero, hanno permesso di organizzare delle mostre. Io ho organizzato delle mostre a Zagabria, ho organizzato delle mostre a Parigi, a Bruxelles. In Italia, dico la verità, insomma, molte volte ho trovato convenevoli, ma poca sostanza. Però invece, ecco, nella mia città straordinariamente 8-9 anni fa si è cominciato a parlare di questo progetto. Il primo cittadino della mia città, insomma, ha avuto, come dire, una visione lungimirante, e nel 2019 l'amministrazione ha stabilito la concessione di un immobile gratuitamente in comodato d'uso, che io e un'associazione, insomma, con cui mi supporta nella gestione di questa grande collezione, abbiamo poi, diciamo così, delineato con delle strutture adeguate, vetrine, impianti di allarme, elettronica, visite digitali, a quello che è un vero e proprio museo, riconosciuto tra l'altro dalla Regione Lazio, quindi siamo un museo, seppur privato, a tutti gli effetti. E da lì è partita tutta l'operazione. Diciamo che facendo una scala da 1 a 10, ho trovato 9 difficoltà e soltanto una persona, insomma, un'amministrazione che ha voluto dar seguito a questa partita, che comincia a dare però i suoi risultati, perché numerosi sono i visitatori stranieri, sono i visitatori cittadini, insomma,
è un posto, tra l'altro, il Museo del Sassofono, che non è soltanto, come dire, dedicato agli esperti del settore. Quindi non vengono soltanto i grandi jazzisti, gli appassionati, ma vengono anche persone comuni. È un luogo dove si condivide comunque la cultura di questo strumento straordinario, e noi facciamo in modo che questa cultura sia condivisibile, il patrimonio culturale rappresentato dalle varie collezioni del museo sia condivisibile con quante più persone possibili, quindi, che so, dal neofita al pubblico occasionale, diciamo così, del periodo estivo vacanziero, al pubblico dei concerti serali, ai ragazzi delle scuole che vengono a partecipare, a visitare il museo e magari godono di un concerto lezione con le musiche legate al loro vissuto, anche musiche dei cartoni animati o musiche, insomma, più moderne, insomma, ecco, sempre proprio al centro. Qual è il personaggio che ti ha sorpreso vederlo nella mostra, che forse non neanche ti aspettavi, ed è rimasto soddisfatto e contento di vedere tutto, cioè, l'esposizione? Beh, ce ne sono stati tanti, in effetti. Cioè, noi siamo stati comunque, diciamo così, un piccolo museo, siamo intanto supportati da una grande casa che è la Selmer, e quindi che è la più grande fabbrica del mondo di sassofoni. Quindi, ecco, abbiamo ricevuto la visita del suo presidente, di Jerome Selmer, abbiamo ricevuto la visita di grandi storici e collezionisti, sia americani che europei. Insomma, ecco, potrei fare il nome di Francesco Carreras, che è uno dei più grandi collezionisti italiani a livello mondiale, insomma, che ci ha fatto visita, e molti, molti docenti, molti. Ma diciamo che la cosa che mi sorprende, mi emoziona e mi gratifica di più è quella dei ragazzi, i ragazzi delle scuole, che vengono non sapendo cosa li aspetta, parliamo di licei o anche scuole medie, e i ragazzi invece dei conservatori, che sanno benissimo di cosa li aspetta, e hanno la possibilità di provare strumenti unici al mondo. Perché anche un'altra caratteristica del nostro museo è che non siamo gelosi degli strumenti, quindi è possibile, con opportune richieste, l'opportuna cura e cautela, utilizzare anche strumenti appartenuti a grandi musicisti. E noi abbiamo strumenti appartenuti a Sonny Rollins, Benny Goodman, Ralph James, Gil Ventura, e soprattutto poterli anche utilizzare e studiare anche dal punto di vista, come dire, tecnico, preparare tesi universitarie. Insomma, veramente è un continuum, è un compendium di tante possibilità, insomma, all'interno del museo. Non è un museo statico, fermo, insomma. Invece la sensazione, l'emozione che hai provato quando hai visto questi ragazzi che hanno provato, che hanno utilizzato gli strumenti, la loro reazione, la loro faccia rappresentata nelle tue sensazioni, qual è stata? Diciamo, la finalità, diciamo che, come dire, collezionare, in effetti, diciamo, è qualcosa che va distinto dall'accumulatore. Cioè, colui che compra per in qualche modo ostentare, diciamo così, le proprie disponibilità economiche, o comunque proprio, diciamo, in qualche modo potere, o insomma o competenze, e colui invece che studia, ricerca. Collezionare è sfidare il tempo, è avere cognizione di ciò che è stato in qualche modo soffiato all'interno di questi tubi misteriosi. E diciamo così, la mia più grande soddisfazione è proprio quella della condivisione. Quindi, ecco, poter far sì che alcuni ragazzi del conservatorio possano avere in mano lo strumento dell'inventore, cioè uno strumento costruito e appartenuto a Adolf Sax, l'inventore del sassofono, strumenti del 1860, permette loro di avere cognizione di quella che è la concezione del suono dell'epoca. Quindi questo mi gratifica tantissimo. La condivisione della cultura, del patrimonio, delle conoscenze è l'elemento fondamentale di un museo. Non ci può essere museo senza condivisione di quello che è il patrimonio. Non può essere un'isola negletta all'approdo, ma deve essere un'isola di bellezza, dove le persone che la frequentano possano cogliere tutte le metamorfosi, le mille sfaccettature di questo straordinario strumento.
Il sax compare nella televisione, nei film, nell'italiano, ad esempio, ricordiamo il sax di Bud Spencer, Non c'è due senza quattro, ma anche nei cartoni animati americani, come il più famoso, è sicuramente di Lisa Simpson, che poi si tramanda, rimane, praticamente ormai è 50 anni che va avanti questo sax, che lei continua a suonare questo sax. Assolutamente, ma il sassofono è lo strumento, mi trovo sempre a iniziare questa cosa che sto per dire facendo una premessa, cioè la speranza che nessuno dei miei colleghi che suonano altri strumenti si possa arrabbiare. Il sassofono non si imbraccia, non si impugna, il sassofono si abbraccia. Questa può sembrare un'espressione retorica, ma invece è, come dire, testimonianza dell'empatia, del legame che lega il sassofonista al suo strumento in una maniera che non lega a nessun altro. Faccio questa premessa perché il sassofono, io amo definirlo uno strumento endoscopico, cioè entra nel tuo corpo e mette in relazione non soltanto le parti fisiche che poi, diciamo così, contribuiscono a determinare il timbro, perché il sassofono altro non è che uno strumento che amplifica un suono che tu già possiedi, ma mettere in relazione anche le parti umorali, di passione, di sensazioni, che poi si sfogano all'interno dello strumento. E il sassofono è indubbiamente lo strumento che più di ogni altro permette di estrinsecare tutto il nostro mondo interiore, appunto di passioni e di emozioni. Uno strumento che, insomma, ecco, senza dilungarti nell'aspetto storico, cioè, insomma, in Europa ha avuto dei problemi, cioè nel senso che il suo inventore, Adolf Sax, a metà dell'Ottocento, era riuscito a conseguire qualcosa come oltre il 60% di tutto il mercato di produzione francese. Il resto dei costruttori si coalizza in un'associazione che delibera, un'associazione contro Adolf Sax, che delibera atti di sabotaggio, attentati alla sua persona, ma soprattutto paga musicisti affinché non suonino gli strumenti di Adolf Sax. Quindi si delinea una situazione per la quale, per farti un esempio, il grande filosofo Jean Cocteau ritorna dagli Stati Uniti e dice di aver incontrato delle pipe di nichel, cioè lui, uomo di grande cultura francese, non sa a metà degli anni 20 che quello strumento è stato inventato proprio in Francia, nel suo paese. Quindi questo è testimonianza di quanto poi questo strumento in qualche modo sia caduto un po' nell'oblio. Lo strumento però nel frattempo arriva negli Stati Uniti e lì accade qualcosa di sconcertante che non poteva non accadere che proprio lì, in quel paese, in cui praticamente la forza timbrica di questo strumento si coniuga con quella mentalità così individualistica, così votata al distinguersi, che è tipicamente americana. E intorno agli anni 20 si scatena quella che è proprio stata definita la saxophone craze, cioè la sassofonomania. Tutti vogliono avere un sassofono, tutti vogliono costruirlo nelle forme, nelle dimensioni più strane, inusitate, perché la forma e le dimensioni contribuiscono a cambiare il timbro del suono. E quindi avere uno strumento dal timbro diverso, timbro personale, permette di avere un suono molto, diciamo così, personale, appunto, che ti permette di distinguere uno rispetto agli altri. E si delinea in questo periodo storico, in questi 10 anni, si delineano delle metamorfosi uniche, strumenti incredibili, dalle forme più inusitate, ibridi tra il sassofono e il trombone, che fanno sì che questo strumento, insomma, diventi veramente un'icona multiforme del Novecento. Poi nel campo cinematografico ovviamente è proprio un'apoteosi. Pensa che io ho uno spettacolo che ho chiamato Sax Appeal, in cui delineo proprio tutto l'evolversi del rapporto del sassofono nell'ambito dell'erotismo cinematografico, perché c'è proprio un binomio strettamente, diciamo così, proprio forte che lega il sassofono all'eros. In un primo momento c'era però così, una fase di oblio, in cui il sassofono principe del jazz era in qualche modo il jazz e la colonna sonora di un certo tipo di locali, dove in qualche modo il sassofono diventava l'icona appunto dell'attività che si faceva in questo tipo di locali. Per cui in un film veniva messo da parte, non veniva neanche fatto vedere, perché doveva essere nascosto, cioè una fase di oblio, alla quale segue una fase di conclamazione che poi aggiungerà un film come Un tram chiamato Desiderio o L'ultimo tango a Parigi, per sconfinare una fase parodistica, pensa che so a film come Scuola di Polizia, L'ultimo tango a Zagarolo con Franco Franchi, o Lisa Simpson, in cui appunto
la vena è più ironica e più parodistica, insomma. Pensa anche a tutto ciò che è significato la produzione di dischi con le famose copertine di Fausto Papetti, di Gil Ventura di anni 70-80, insomma. Quindi il sassofono è tante cose, è in assoluto lo strumento che più di ogni altro si lega a tanti generi diversi, dalla classica al jazz, al rock, all'underground. È veramente uno strumento multiforme che può adattarsi a ogni genere musicale. Hai citato il fatto che in realtà il sax poi ha avuto tante forme, ha tante forme perché nel tuo museo ci sono forme e dimensioni molto diverse dello strumento. Assolutamente sì, noi abbiamo degli esemplari unici dal più piccolo del mondo che si chiama Soprillo ed è costruito da un artigiano tedesco, Benedict Epsheim, uno strumento di soli 32 centimetri di lunghezza, ha uno strumento alto 2,95 m, ma il cui tubo è oltre 6,5 m. Quindi, insomma, strumenti veramente giganteschi, il sub contrabbasso Gell Steiner, e, insomma, per darti un ordine, la nota più grave rasenta la soglia di inaudibilità, parliamo di suoni che si muovono intorno ai 23-24 Hz. E poi ci sono, ecco, strumenti veramente dalle forme più inusitate, anche ibridi, come citavo prima, ci sono gli slide saxophone, che sono gli sassofoni ibridi tra sassofono e trombone, non hanno tasti né chiavi, ma hanno la culisse come quella appunto di un trombone. Ci sono degli strumenti che sono sax tromba, sono delle trombe a forma di sassofono, veramente ce ne sono tantissimi, ma soprattutto negli ultimi tempi ci sono strumenti veramente preziosi appartenuti a grandi musicisti come Johnny Hodge, Benny Goodman, Sonny Rollins, Ralph James, Ted Benek. Penso abbiamo il sassofono che è appartenuto a Bob Wilber, Ted Benek. Ted Benek era il primo sassofonista dell'orchestra di Glenn Miller, un sassofono tra l'altro dalla matricola inconfondibile, al numero di serie che è 9999, quindi è impossibile da dimenticare, da non identificare, che è il sassofono che ha suonato tutti i mitici assoli dei brani più famosi dell'era swing, quindi da In the Mood a Chattanooga Choo-Choo a Pennsylvania Six Part Dozen e così. Benissimo, invitando tutte le persone a visitare il museo, che sicuramente un momento di appassionato, anche perché abbiamo detto che non è un museo statico, ma è un museo dinamico che si vive e quindi che si può ascoltare, si può vivere, e avendo la possibilità, anche richiedendolo, anche utilizzare gli strumenti. Noi ci diamo appuntamento, sperando di venirvi a trovare. Io vi ringrazio per l'opportunità che ci avete dato di promozione e vorrei, se possibile, segnalare il nostro indirizzo web, che è www.museodelsassofono.com, e invitarvi a seguire le nostre pagine social, dove insomma, organizziamo numerosi eventi e conferenze, anche delle conversazioni, così le abbiamo chiamate, delle visite guidate che terminano con un piccolo concerto, dove non si ammira soltanto dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista uditivo. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.